Bene, una delle novità di quest'anno, in questo terzo premio letterario, è il premio alla carriera. A riconoscimento della grande caratura artistica di personaggi di spicco che ciascuno negli ambiti delle proprie specifiche attività danno lustro e prestigio alla cultura italiana. Chiamo qui a fianco a me Enrico Beruschi. Prego. Legge la motivazione la segretaria della presidente della Proloco di Limbiate, Loriana Dallara, e Rita, che invito accanto a me in modo celere, consegna la targa. Comico Cavatti Statue. Negli anni 80 è tra i protagonisti della trasmissione di successo Drive-In, dove propone gag di personaggi buffi e sfortunati. Particolarmente caratterizzato da una voce da basso, si è cimentato brillantemente anche come cantante, classificandosi quinto al Festival di Sanremo nel 79 con il brano Sarà un fiore. Nel 79 entra nel mondo del teatro e l'attività prosegue per tutti gli anni 90 e 2000. Nel 94 ha partecipato come inviato di Quelli che il calcio, commentando le partite dell'Inter, squadra della quale è tifoso. La foto di Rito? Nel 2007 debutta come regista teatrale, attore anche di cinema, dapprima in piccole parti, poi nelle commedie all'italiana degli anni 70 ed 80, oltre che in film più impegnati come Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli. Un grande applauso ad Enrico Beruschi, per l'inviate. E legge la motivazione Floriana Dallara, che inizia. Pittore, nasce a Palermo, inizia la sua attività di artista nel 68 a Firenze, viaggia in Italia, in Europa e oltreoceano, con mostre a New York, Londra, Vienna, Parigi, Milano, Stoccolma, Berlino, Copenaghen ed altre città. Significativi gli incontri e le frequentazioni: Giorgio De Chirico, Virgilio Quinti, Renato Guttuso, Corrado Calvi, Wilfredo Lam, Ibrahim Fodra e anche i coetanei come Mimmo Germanà, Vanni Viviani e altri che fanno parte oggi della storia dell'arte contemporanea. Una vita spesa per le vie del mondo con incontri del tutto eccezionali a livello artistico e culturale che hanno finito per influenzarne la carriera felice e prosperosa, tra cui quella con la grande poetessa Alda Merini, da cui poi sono nati una serie di quadri a lei dedicati. A Modica, nella casa natale di Salvatore Quasimodo, che è un vero e proprio museo tuttora aperto al pubblico, sono esposti quadri che compongono il calendario di Bottari, formato dalle tele ispirate alle liriche del premio Nobel della letteratura. Un attimo che vi fanno la foto. Vuole aggiungere due parole? Dica qualcosa, perché insomma sono reduce di un giro d'Italia un po' ritirare e preparare mostre in diversi musei, di cui il 6 di novembre si inaugura il museo Palazzo Bisaccioni di Iesi in provincia di Ancona. Forse qualcuno conoscerà Iesi perché
è il posto dove è nato Mancini, visto che si parla tanto di sport, ecco, così almeno chi non lo sapeva lo sa adesso. Ah, tu lo sapevi? Beh, tu sapevi chi era, dove era Iesi. Noi ci siamo persi per un'ora e mezzo qua. Vabbè, ok, dai, tutto sommato, insomma, è un piacere veramente, poi sempre emozionante, come dice Enrico Beruschi, no? Che l'emozione ci appartiene, ed è giusto. Poi quando le cose arrivano, quando meno uno se l'aspetta, che ben vengano queste cose. Comunque io ci tengo anche a precisare che effettivamente non sono uno che sta lì a cercarle queste cose, però quando arrivano, anche se un po' incredulo, ma è arrivato. Grazie. Rita, non andare via, perché il prossimo premio alla carriera è per Alessandro Quasimodo, che ci raggiunge. È presente sulla scena teatrale e cinematografica da molti anni. Ha frequentato un corso di perfezionamento sotto la direzione di Lee Strasberg al Festival dei Due Mondi di Spoleto, debuttando in Motivo di Scandalo di Osborne. Ha lavorato per gli altri con Bellocchio, Fellini, Westmüller, Tognazzi, Strasberg e Ronconi, partecipando a numerose produzioni cinematografiche. È approdato poi alla regia partendo da una ricerca sul teatro di poesia italiano, La Ninta, Oreste, La Città Morta e Fuori non ci sono che ombre cadono. Ha partecipato a diverse opere teatrali. Tra le produzioni televisive ricordiamo Storia di Anna, La Commediante Veneziana, Piccolo Mondo Antico, La Donna in Bianco e Il Conte di Montecristo. Per la RAI ha curato un ciclo di 26 trasmissioni sulla poesia italiana tra 8 e 900 dal titolo Saltimbanchi dell'Anima. Ha curato e diretto lavori radiofonici presso la RAI e la RSI ed ha creato delle originali forme di spettacolo in cui si incontrano felicemente teatro e poesia. È presidente e membro di diversi premi letterari italiani ed esteri. Le parole, Alessandro. Comunque, sono sempre in attività, sono appena di ritorno da Città di Castello, dove ho avuto due eventi. Poi sono stato a Cascina, non so se sapete dov'è, ma è un posto molto carino, vicino a Pisa. E poi prima, il 4, c'è stato il premio San Domenichino, di cui sono presidente da 2000 avanti Cristo, che da, non lo so. Ecco, e comunque, vabbè, vado avanti. Io sono stato in Sicilia, ho tutto curato per un mese, diciamo, Casa Quasimodo e Rocca Lumera, dove c'è il Museo Quasimodo, e poi, vabbè, andremo ancora in giro. Cos'è? No, domenica prossima sarò a Porto Venere per il premio. C'è anche la... che bello! Ciao Rita! Andiamo insieme a Porto Venere per il premio, un premio che ho fondato io, naturalmente, Lord Byron. Mi piaceva la figura di Byron, poi io sono un po' un intellettuale, non so se avete capito, tra Quasimodo, la Cumani e la famiglia da cui arrivo è un po'. Grazie Nicolò. Grazie Alessandro Quasimodo. Prossimo premio alla carriera, Carlo Roman, errore mio. Un grande applauso, e guadagna il centro della sala. Premia Rita Iacomino, legge la motivazione Floriana. Maestro del coro, direzione d'orchestra, nasce a Milano. Dall'84 al 2007 è stato organista presso la parrocchia Santo Stefano in Erviano. In quegli anni costituisce il coro e l'orchestra Santo Stefano, con il quale esegue circa 300 concerti nelle più importanti basiliche e cattedrali d'Italia. Collabora per 3 anni come direttore con l'orchestra La Rechine Sainte, diretta dal maestro Stefano Intrieri. Come clavicembalista ha realizzato molti concerti su opere di Bach, Vivaldi e Handel, occupandosi altresì della realizzazione del basso continuo. Intensa è l'attività tra il 2000 e il 2005,
come pianista accompagnatore e preparatore di cantanti solisti nei ruoli d'opera, con i quali esegue concerti in Italia ma prevalentemente all'estero, soprattutto in Austria e Repubblica Ceca. Come direttore d'orchestra ha collaborato sul podio dell'Orchestra Filarmonica Europea, Orchestra Sinfonica Giovanile di Praga, Orchestra Cappella Musicale Ambrosiana, l'Orchestra Vivaldi e recentemente Orchestra Sinfonica di Lecco. Dal luglio 2006 al 2010 è accompagnatore pianistico dei cantanti nei corsi di bel canto per le audizioni delle stagioni d'opera che il Teatro Nazionale Repubblica Ceca ha tenuto presso Villa Petranca a Praga. Collabora come maestro accompagnatore presso l'Accademia della Scala. Un grande applauso al maestro. Le parole ma veramente veloci, chi mi conosce sa che anche sul podio insomma cerco di parlare il meno possibile, la musica del resto già esprime tutto quello che le parole non raccontano. Sono onoratissimo di essere tra voi, tra queste grandi persone, tra questi grandi personaggi. E cosa devo dire? Semplicemente che sono molto emozionato. Di solito quando si riceve un premio si pensa a qualcuno, a una dedica, ecco, io non ho persone particolari, diciamo molto intime, a cui pensare, se non che a tutti i musicisti che hanno lavorato con me, perché credetemi, sono noi direttori, cerchiamo di passare come quelle persone che interpretano la musica, gli diamo un taglio, eccetera, come quello che sentiamo di dentro, i nostri sentimenti e le nostre emozioni. Però loro hanno una grandissima pazienza con i direttori d'orchestra. Quindi io questo premio lo dedico veramente a tutte le persone che mi hanno accompagnato, che hanno lavorato con me e che hanno portato una gran pazienza, perché senza di loro ovviamente questi riconoscimenti molto molto particolari non sarebbero arrivati. Quindi grazie a tutti voi.